Amici di This is Futsal, ben trovati alla puntata numero 22 del vostro magazine settimanale dedicato in questa occasione alla 23esima giornata, decima giornata di ritorno del campionato di Serie A di calcio 5. Questi risultati dell'ultimo turno, dunque, l'Acque Sapone va a vincere a Verona 5-3, la capolista Emma Tudasti si ferma sul 3-3 sul campo del Napoli, la Cogianco Genzano passeggia a Putignano 11-2, il Caos, altro successo esterno, il terzo della giornata, vince 7-5 sul terreno del Real Rieti, il Montesilvano resiste nel finale al ritorno della Marche e si impone 4-3, l'Uparense successo in rimonta anche per i campioni d'Italia sul Pescara 3-2, mentre la Lazio si impone 4-0 sul Venezia, terz'ultimo in classifica. In graduatoria dunque l'Asti continua a veleggiare al primo posto, 57 punti, già certa della vittoria della stagione regolare, già certi di un posto nei playoff, Lazio con 45 punti, Genzano con 44, Luparense con 41 e Acque Sapone con 40. Per gli altri tre posti sono 4 le squadre in corsa, Caos marca con 39, Montesilvano 37, il Pescara ha staccato 6 punti dalla zona playoff con 31. Per i Rieti c'è solo da difendere la salvezza diretta evitando il rientro del Napoli che segue a 2 punti, mentre Venezia e Verona si giocheranno l'altro posto nei playout e l'altro posto che porterà direttamente in Serie A2 insieme al Promedia Putignano ancora fermo a 0 punti. Le nostre sintesi iniziano da quella di Verona, dove i padroni casa in completo azzurro ricevono l'Acque Sapone in completo bianco, arbitrano Albertini e Peroni, il risultato si sblocca dopo appena 6 minuti, Verona in vantaggio, punizione con botta violenta di destro di Peruzzi che fulmina Saramello sotto la traversa, il vantaggio della squadra di Langè, 5 gol, Verona che è penultimo a 12 punti, a meno 5 dai play-out, un solo punto però nelle ultime 5 giornate, non vince ormai dal 26 gennaio a Venezia, passano 4 minuti, arriva il pareggio dell'Acque Sapone, anche qui su calcio da fermo, un calcio indiretto però che è battuto da Coco Schmidt, però gli arbitri vedono la deviazione di Forgiarini e dunque assegnano il gol dell'1-1 su calcio di punizione indiretto, sesto gol del campionato per Coco Schmidt, il primo tempo si conclude sull'1-1, l'Acque Sapone sesto con 37 punti, 4 punti nelle ultime 3 giornate, fuori casa lo stesso ruolino di marcia, 4 punti nelle ultime 3 trasferte, manca Murilo Ferreri ha squalificato, ma attenzione perché al quinto del secondo tempo arriva questo straordinario gol di sinistro di Caetano, rimessa laterale di Del Pizzo alta sul secondo palo, e il numero 11 della squadra, numero 13 della squadra dell'Acque Sapone non sbaglia per l'ottavo gol in campionato, passano 7 minuti, c'è una punizione di Coco Schmidt verso Caetano sul secondo palo, fallo di mano del capitano Tres, calcio di rigore decretato da Albertini e Peroni è trasformato da Hector per lo spagnolo, 18 gol in campionato, 3-1 per l'Acqua e Sapone. Nel Verona mancano Fontanelli e Sacchetti, lo squalificato Rotondo. Con le immagini siamo nel finale quando il Verona rischia tutto per tutto schierando Tres come portiere in movimento, mancano esattamente 3 minuti e 20 al termine del match e con questo destro da fuori di Peruzzi che sfugge a Saramello, il Verona torna in partita 2-3, doppietta per Peruzzi, 6 gol in campionato ma passano 30 secondi e questa volta la tattica del portiere di movimento non frutta perché c'è il pallonetto di Caetano su palla persa in attacco della doppietta del numero 13 dell'Acque Sapone, 4-2 Acque Sapone, 9 gol per Caetano nel finale, ancora 3 portiere in movimento, palla per in esterno e Saramello non ha problemi ad intercettarla e a trasformarla in un gol con l'interno del sinistro, 5-2 Acque Sapone, seconda rete in campionato per Sciuscia Saramello e per l'Acque Sapone si concretizza dunque l'ottava vittoria esterna del campionato, ora quinto posto in classifica, già nei playoff aritmeticamente malgrado questo gol in finale realizzato da Fedele, 3-5 per l'Acque Sapone, ottavo gol in campionato per il Verona, la sesta giornata senza vittoria, ora i playout distano 5 punti. Eccoci a Cercola dove si affrontano il Napoli in completo bianco e l'Asti capolista, già certo del primo posto in completo nero, arbitrano Novellino e Filippini. Napoli è quart'ultimo con 24 punti, solo 2 pareggi nelle ultime 6 giornate, non vince ormai dal 26 gennaio scorso con il Putignano, in casa un pareggio nelle ultime 2 partite e tra l'altro una vittoria nelle ultime 5 partite su questo terreno, mancano i due portieri squalificati, Garcia Pereira e Ranieri dopo il concitato finale di partita di Venezia, gioca in porta il ventenne Pasquale Simeone, l'Asti come già detto è già certo del primo posto, 54 punti, 17 vittorie e 5 pareggi, 5 punti nelle ultime 3 partite, fuori casa 9 vittorie, 2 pareggi, manca lo squalificato Ramon, oltre al portiere titolare Chico Cavinato che è diventato papà della piccola Laura Fortino. Nell'Asti ricordiamo c'è anche il miglior attacco del campionato con 108 gol realizzati in questi primi 22 turni.
Con le margini siamo al secondo minuto del primo tempo quando arriva il gol che sblocca il risultato. Qui Lima pressato da Campano che riesce a togliergli palla. Allora riparte l'azione della squadra di De Michele sulla sinistra Emer, palla a Campano e proprio Campano va a chiudere il triangolo sul secondo palo con Emer che non sbaglia e porta in vantaggio il Napoli al secondo minuto, nono gol per il numero 8 Emer. E con le immagini siamo ora al 17° minuto del primo tempo, lancio lungo di De Luca, stop di petto e sinistro al polo di Guerra che realizza un grandissimo gol per il raddoppio del Napoli, 2-0 per i padroni di casa, quinto gol in campionato per Guerra. Il primo tempo si è chiuso con il Napoli avanti 2-0 contro la capolista. Con le immagini siamo al secondo tempo, qui Simeone salva su Marchigno, poi Campano prova a ripartire ma perde il rimpallo, la sfera termina nuovamente a Marchigno che può caricare il sinistro e battere Simeone, dunque di mezzo lo svantaggio l'astico, il numero 15 Marchigno che trova il quarto gol del suo campionato, Napoli 2 Asti 1. Il Napoli che resta in vantaggio fino a 4 minuti dal termine quando Simeone rinvia male, recapita il pallone sui piedi di Marchigno che vede libero Patias, il cui rasoterra di destro passa tra le gambe dell'estremo difensore partenopeo del pareggio dell'Asti. Passano ancora un paio di minuti e l'Asti concretizza il sorpasso, c'è questa ripartenza ancora di Marchigno a destra per Lima che manda a vuoto con il destro, il bico poi serve sul secondo palo, Vampeta che non può sbagliare del 3-2 dell'Asti, 11° gol in stagione per Vampeta, ancora pochi secondi per il 19° arriva il gol che chiude il match, 3-3, rimessa laterale con Lima anticipata da Guerra, palla a Campano che non sbaglia con la punta di destro tra le gambe di Dudias ed è il pareggio definitivo del Napoli, 15° gol in campionato per Campano, per il Napoli sarà la 7ª giornata senza vittorie, ora sono due soli punti che la separano però dalla salvezza diretta per l'Asti, il secondo pareggio consecutivo esterno finisce così, 3-3. Palla Malfatti di Rieti di fronte all'Ar Rieti, completa Varanto il caos in completo bianco, arbitrano Bedendo e Geronese, manca il gol dell'1-0 che sbloccava il risultato per i Rieti di Marcelinho al secondo, avete visto il gol del raddoppio del Rieti al nono, punizione toccata da Forte per il destro di Marcelinho che pesca sul secondo palo, il colpo di testa di Denichire, 2-0, 3 minuti e il caos Bologna accorcia la distanza, Titone mette di destro sul secondo palo, tocco di Scandolara che Gilli devia sul palo e poi in gol, di mezzo allo svantaggio il capitano Emiliano, 13° centro in campionato, altri 60 secondi, arriva il pareggio degli ospiti, rimessa laterale proprio di Scandolara per il destro al volo di Urio, leggermente deviato da Forte del 2-2, quarto gol in campionato per Urio, manca il gol del 3-2 di Giubaschi che aveva riportato avanti Rieti al 14°, a 3 dal termine del primo tempo arriva il terzo pareggio del caos, Lion per Jeff nell'angolo per Tui sul secondo palo per Kaká che non sbaglia, 3-3, 27 gol in campionato per il capocannoniere della Serie A, con le immagini del secondo tempo, dopo soli 34 secondi punizione di destro di Urio, solo sferrata da Gigli e il caos si porta in vantaggio per la prima volta, 4-3 doppietta per Urio, 5 gol in campionato, all'8° minuto arriva il pareggio però del Rieti, ancora un calcio da fermo, angolo di Forte per il destro da fuori di Giubaschi che fa 4 pari, doppietta per Giubaschi, 9 gol in stagione, altri 3 minuti a Scandolara in percussione centrale, serve a sinistra il bomber della Serie A Kakà che non sbaglia con il destro, 5-4 caos, doppietta per lui, 28 gol, 1 minuto, angolo di Giustozzi per il piatto sinistro di Mossellin, sotto la traversa sfuggito in marcatura a Titon del 5 pari, mancano solamente 27 secondi al termine, Lion nell'angolo per Tuli di sinistro al volo sul secondo palo per Kakà che fa tripletta 6-5, 29 gol in campionato e 20 secondi al termine, anzi 5 secondi al termine, rimessa di Menini per il destro di Forghieri, respinto da Kakà, Scandolara fa gol a porta vuota con Mesolini, portiere in movimento, vince il caos 7-5, Rieti un punto in 5 giornate, caos terza vittoria nelle ultime 4 giornate, ora sesta un punto solo dai playoff. Eccoci ora invece al Pala Roma dove si affrontano il Montesilvano in completo blu e la Marca in maglia bianco-nera, arbitrano Balli e Merenda, Montesilvano ottavo con 34 punti più 3 sul nono posto, 5 punti nelle ultime 3 giornate imbattute ormai dal 16 febbraio quando si è resa all'Asti, la Marca è quarta con 5 punti in più del Montesilvano, 39 imbattuta da 5 giornate con 3 vittorie e 2 pareggi e proprio la Marca vedete sblocca il risultato al 18° minuto del primo tempo, rimessa sbagliata di Calderoli verso Fragassi, Bertoni intercetta la palla con il destro, non dà scampo a Mammarella, la palla passa tra le gambe di Cuzzolino del 12° centro del campionato per Bertoni, questo gol decide i primi 20 minuti ma nel secondo tempo c'era fuori Montesilvano che al quarto pareggia con questa punizione di destro di Bocao centrale, la palla però passa tra le gambe di Kuromoto che sostituisce Miraglia
che manca, così come Wilkem, lo squalificato Nora per la marca. Nel Montesilvano non ci sono gli squalificati Velasquez e Fante Sele. Passano 2 minuti, c'è questo fallo di Bebetigno su Fragassi, calcio di punizione per il Montesilvano, se ne incarica Bocao che manda ancora la palla in fondo al sacco, questa volta sotto l'incrocio dei pali. Kumamoto, leggero ritardo, ma davvero perfetta l'esecuzione di Bocao, che fa doppietta, 8 gol in campionato per lui. Montesilvano avanti 2-1 in casa, una vittoria e 2 sconfitte nelle ultime 3 partite giocate su questo terreno. Nono minuto di Pietro, toglie palla a Bertoni, fanno proseguire gli arbitri. Junior a sinistra per Cucciolino, sinistro sul secondo palo di azione di Kumamoto, che però praticamente diventa un assist involontario per Di Pietro, che fa il 3-1, il secondo gol in campionato per il giovane numero 30 del Montesilvano. Marca che prova a reagire ma incassa e subisce ancora un contropiede. Qui c'è un tocco di mano di Fragassi giudicato involontario però dagli arbitri. Ripartenza di Calderoli sul secondo palo per la scivolata di Burato, che fa 4-1, trovando l'11° gol campionato nell'arco di 7 minuti, 4 gol del Montesilvano. Ecco il tocco di mano di Fragassi fuori area, gli arbitri non hanno fischiato la punizione, allora la ripartenza del Montesilvano perfezionata da Burato sul secondo palo su assist di Calderoli. A quel punto la marca schiera Borja Blanco, portiere in movimento, e al 13° proprio lo spagnolo trova il gol del 4-2 beffando Mammarella. 14° gol in campionato per il numero 3 della marca trevigiana, che riceve anche le congratulazioni di Fernandez. La partita si riapre, ci prova ora ancora la marca, che aveva perso l'ultima partita il 2 febbraio a Genzano, fuori casa, 4 punti nelle ultime 3 trasferte. Avete visto Jonas sinistro fuori, poi altro tentativo centrale di Borja Blanco, parata, e Mammarella cerca il drop ma la porta vuota, la sfera termina sul fondo. 2 dal termine, arriverà il gol che chiuderà il match. Ancora Borja Blanco come portiere in movimento, ma la marca non troverà il pareggio, finirà così 4 a 3 Montesilvano, quarto risultato utile di fila per gli abruzzesi, ora più 6 sul nono posto. Per la marca uno stop dopo un mese e mezzo di risultati utili, di imbattibilità, e ora scende dal quarto al sesto posto la squadra di Fernandez. Ed ora saliamo abbassando il grappa al Palabruel, dove i campioni d'Italia dell'Uparense e Maglia Rossa ospitano il Pescara in completo giallo. Arbitrano Arezzo e De Francesco. L'Uparense che è quinta con 38 punti, un solo punto però nelle ultime 3 giornate, non vince ormai dal 16 febbraio. Il Pescara è nono con 7 punti in meno, 31, a meno 3 dai playoff e a più 7 sui playout. Attenzione perché al 16° c'è l'espulsione diretta di gioco violento, dunque l'Uparense è costretta a giocare 2 minuti con l'uomo in meno, e puntualmente poco dopo arriva il gol del vantaggio del Pescara in superiorità numerica. Calcio d'angolo per il sinistro di Nicologi, che trova sul secondo palo la deviazione dell'ex di turno Canabarro, che sigla l'11° gol del campionato e manda il Pescara in vantaggio 1-0 al riposo. Ma nel secondo tempo c'è una rimonta della Luparense, favorita anche da questa espulsione di De Luca, che ha trattenuto Canale, doppia munizione per il numero 7 del Pescara, dunque uomo in più per l'alter ego Luparense. Subito dopo, infatti, al 3° minuto Onorio trova il pareggio, 17° centro per il capitano dei campioni d'Italia, 1-1 tra Luparense e Pescara. Luparense che in casa non perde dal 22 gennaio con l'Asti, ha squalificato Caputo. Luparense che al 7° minuto trova il gol del vantaggio, rimessa laterale di Onorio per il piatto destro di Pedotti, deviato di tacco da Saiotti tra le gambe di Morgado, ed è il 2-1, 10° gol in campionato per Saiotti. Pochi secondi, altri 44, rimessa lunga di Cavicchio per Canale, che vede a destra Saiotti, destro sul palo, e Canale trova da posizione impossibile un tapin violento di sinistro, del 3-1 per la scuola di casa. 17 gol anche per Canale come per Onorio, ed è 3-1 Luparense. Con le immagini siamo all'11° minuto, Fornari steso in area da Onorio, calcio di rigore fischiato dalla coppia Arezzo De Francesco sul dischetto dei 6 metri, Vanicologi che però chiude troppo l'angolo del suo sinistro, palla sul fondo, si salva la squadra di Fulvio Conini, tornato in panchina dopo la squalifica. Resta sul 3-1, all'opportunità di andare su 4-1, ripartenza di Onorio che punta leggero, prova il sinistro respinto da Jukic, tap in alto di Saiotti. Nel finale arriverà il gol del Pescara con Fornari partire in movimento, il gol realizzato da Davi sul pallonetto ai danni di Cavicchio. Finirà così 3-2, l'Uparense torna a vincere dopo un mese, risale al quarto posto. Il Pescara si ferma dopo 4 turni ed ora è a meno 6 dall'ottavo posto. Andiamo a vedere ora i 5 gol più belli di questa settimana. Ecco il programma della terz'ultima giornata di Serie A, che tornerà dopo 2 settimane di sosta
Sabato 6 aprile, Caos Lazio, scontro diretto nella zona playoff. Acque Sapone Luparense, altra partita tutta da seguire per la definizione della griglia della post-season. Poi il derby tra Pescara e Montesipano, con i primi che si giocano le ultime chance di riagganciare in extremis i playoff. Marca Futsal Napoli, primi in lotta per un posto nei playoff, i secondi per cercare di evitare i playout. Genzano Rieti con gli ospiti che si giocano la salvezza diretta. Infine Verona Putignano, i primi dovrebbero vincere, ma non basterebbe questa vittoria per andare ai playout, perché sarebbero 2 punti di ritardo dal Venezia. Infine Asti, che ospita proprio il Venezia, terz'ultimo in classifica e in piena lotta per un posto nei playout. Davvero tutto anche per questa puntata di This is Futsal, che torna tra 3 settimane dopo la sosta per il giro di qualificazione all'Europeo, che vedrà l'Italia impegnata in Puglia. Grazie ancora e a risentirci.